Buonasera a tutti e benvenuti. Nel video di oggi vorrei darvi tutta una serie di aggiornamenti che sono arrivati ieri. Ho aspettato per fare questo video perché appunto nella giornata di ieri sarebbero arrivate tante notizie, tanti dati sull'inflazione italiana, sull'inflazione dell'area euro e diciamo dal punto di vista dei mercati globali, forse l'evento più importante era appunto la dichiarazione della Federal Reserve americana, sia sull'aumento dei tassi di interesse, sia tutta una serie di così, dichiarazioni fatte in diretta dal governatore che vengono molto soppesate dagli analisti, dagli investitori che da ogni parola letteralmente cercano di interpretare, cercare di capire che cosa verrà fatto, quali sono le tendenze, eccetera, proprio una sorta di oracolo, cose del genere, che dà l'idea, tra parentesi, del potere enorme che appunto questi governatori e le banche centrali hanno appunto a livello globale e quanto le decisioni poi di fatto di un consiglio non è solo il governatore, ma comunque hanno un peso enorme, tanto è vero che addirittura nel caso della Federal Reserve si studiano anche non soltanto le dichiarazioni, ma anche i verbali delle riunioni del board della Federal Reserve, per capire anche le varie opinioni dei vari membri, se sono tutti d'accordo, se ci sono voci discordanti, come cambiano gli equilibri. Quindi proprio c'è un'attenzione estrema. Però quello che è importante ricordare è che si tratta di fatto di esseri umani, seppure sicuramente molto competenti, sicuramente con a disposizione livelli di informazione, analisti, risorse proprio anche conoscitive spaventose. Nonostante questo, la storia ci insegna, poi lo vedremo meglio nel corso del video, che a volte ci sono degli errori clamorosi. Comunque, ecco, tornando alla notizia di ieri, la Federal Reserve americana ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, che è un livello tutto sommato un aumento abbastanza limitato. Addirittura io leggevo che molti si aspettavano, davano quasi per scontato un aumento dello 0,50%, anche se ormai i tassi sono arrivati al livello 4,5-4,75% a seconda del tipo di tasso, diciamo, stabilito dalla Federal Reserve che si prende in considerazione. Quindi quasi al 5%, un livello così alto non si vedeva da ottobre 2007. E appunto va però detto, come sappiamo bene, che l'inflazione anche ha raggiunto negli Stati Uniti e anche in Europa livelli che non si vedevano da circa 40 anni. Solo che il fatto che adesso stia un po' scendendo e diciamo, se avevo parlato in un video precedente, qualche video fa, addirittura è molto scesa rapidamente negli ultimi mesi l'inflazione, tant'è vero che alcuni economisti evidenziavano il fatto che forse la Federal Reserve non dovrebbe tenere conto del tasso di inflazione a livello annuo, che sì, in teoria è più equilibrato, ma tenere conto del livello degli ultimissimi mesi. Se si prende quel dato è molto molto inferiore a quello annuale, che risente di livelli molto più alti dei mesi precedenti. Quindi starebbe andando parecchio giù l'inflazione. Addirittura, ecco, si sarebbe in una fase cosiddetta di disinflazione, cioè un livello di calo dell'inflazione che comunque in teoria rimane abbastanza sostenuto. E infatti questo è il motivo per cui poi il governatore della Federal Reserve ha spiegato che comunque ancora tendenzialmente loro dovrebbero continuare ad alzare i tassi di interesse, seppure c'è stato un evidente rallentamento, ma comunque è sempre stato, ecco, aumentarli leggermente, quindi l'inflazione un po' scende, loro hanno aumentato i tassi leggermente. Ricordo, lo ricorda qui l'articolo della CNBC che poi vi metto come sempre in descrizione,
che la Federal Reserve ha fatto quattro aumenti consecutivi di uno 0,75% alla volta, quindi 3/4 di punto nel corso del 2022. Dopodiché ha fatto aumenti dello 0,5% a dicembre, quindi comunque c'era chi si aspettava un aumento così, invece è stato ancora più limitato. Però non hanno dichiarato chiaramente l'interromperemo entro tot, sono stati generici dicendo che comunque proseguirà questo aumento dell'inflazione. Seppure, ecco, diciamo, non hanno dato un termine per l'aumento. E nelle dichiarazioni, mentre se ricorderete 2020-2021, la Federal Reserve e anche la Banca Centrale Europea avevano completamente ignorato l'inflazione che aumentava. Prima ignorato, poi negato che ci fosse, poi detto che sarebbe stata, che non era un problema, che era solo un effetto dei lockdown, e quindi comunque che l'economia anzi riprendeva, era un segno di vitalità dell'economia. Dopo, quando ha continuato a salire, che era transitoria, insomma, lo ricordo spesso, ma per dare un contesto anche del fatto che queste persone sono alla fine esseri umani, la storia insegna di errori clamorosi. Comunque, nonostante questo, forse per il potere che hanno, ogni singola parola è proprio soppesata, ascoltata, in diretta vengono dati proprio momento per momento così le dichiarazioni, come appunto veramente come se fossero quegli oracoli dell'antichità in cui andavano, non so, i capi delle città, i generali prima delle battaglie, allora loro guardavano magari, non lo so, il cielo, come volavano gli uccelli o cose così, e in base a quello dicevano se era propizio o non era propizio. Ecco, a volte mi sembra veramente una scena del genere. Anche ogni parola, ha usato quella parola, non l'ha usata, in passato ha fatto così. Come dicevo, addirittura vengono presi i verbali delle riunioni del board, diciamo del consiglio della Banca Centrale, qua non è solo il governatore che decide da solo, è comunque un consiglio di banchieri, e chiaramente anche lì si vede chi ha detto una cosa, chi ha detto un'altra, se erano d'accordo, quello all'inizio aveva una posizione. Adesso la sta un po' cambiando, ci sono tutti questi retroscena un po' da soap opera a volte, a cui viene data ovviamente enorme importanza, perché comunque questi soggetti hanno un'enorme importanza, è un dato di fatto. Quindi questa riunione, queste dichiarazioni di ieri erano state molto attese e, come dicevo, sono estremamente importanti. Qual è stato l'effetto sul mercato? Diciamo che in generale è stato abbastanza positivo, nel senso che i mercati sono saliti. Da un lato c'è stata così una reazione non tanto positiva al fatto che la Banca Centrale Americana non ha detto interromperemo l'aumento di tasse un tot. Come dicevo, sia all'inizio sono stati estremamente così incauti col senno di poi sull'inflazione, è un fatto che gli viene spesso contestato. Adesso l'atteggiamento è opposto, cioè proprio anche dalle dichiarazioni evidenziano come non vogliono abbassare la guardia, dicono, e appunto ha usato il termine prematuro, dichiarare vittoria contro l'inflazione. Quindi comunque vorrebbero attendere dei dati un po' più consolidati sul calo dell'inflazione prima di eventualmente valutare un'interruzione nell'aumento dei tassi, ma il fatto che hanno così rallentato già è un'indicazione importante. Come dicevo, il mercato l'ha presa tutto sommato abbastanza bene, nel senso che gli indici americani, soprattutto che erano partiti così un po' incerti, dopo queste dichiarazioni sono molto saliti, soprattutto quei titoli che più avevano risentito dell'aumento dei tassi, quindi c'è un po' l'attesa, seppure come dicevo i tassi sono a livelli più alti da oltre 15 anni, c'era l'attesa positiva del fatto che comunque sembrerebbe vedersi a un certo punto con la fine dell'inflazione il ritorno potenzialmente a una politica monetaria espansiva. Quindi
Quindi tassi di interesse più bassi, magari anche quantitative easing, così creazione di moneta per acquistare strumenti finanziari, eccetera. E quindi un po' quella così cornucopia di moneta creata dal nulla che abbiamo visto essenzialmente dopo la crisi del 2008. Insomma, ecco, non, sono sempre diciamo, quei temi. Però ancora è molto incerta. Diciamo, la notizia di ieri è stata importante sotto certi aspetti. Appunto, come dicevo, il Nasdaq è aumentato del 2%, già lo Standard & Poor's 500 dell'1,05% e l'indice Dow Jones soltanto dello 0,02%. Quindi già questo dà l'idea di come a beneficiare di più, così dall'aspettativa, dalla speranza di un rallentamento dell'aumento dei tassi, quindi magari tassi che a un certo punto si fermano, magari che ricominceranno a scendere, quindi diciamo più disponibilità anche di moneta, tassi di interesse minore, chiaramente va a beneficio soprattutto di quelle società, diciamo dell'innovazione tecnologiche che hanno sofferto di più proprio durante il periodo di aumento dei tassi di interesse. Sono tutta una serie di società, per esempio nella giornata di ieri le azioni di Meta, Facebook sono volate letteralmente, sia su notizia di introiti comunque maggiori dell'ultimo trimestre che diciamo hanno sorpreso positivamente il mercato, ma anche probabilmente, appunto, come tanti altri titoli tecnologici o dell'innovazione, la stessa Tesla è risalita moltissimo l'ultimo periodo, gli ultimi giorni, insomma, le ultime settimane, perché comunque sono quelle società legate per tutta una serie di modelli di business con tutte le differenze, ma che tendenzialmente hanno più debito a volte o comunque puntano più agli utili futuri e meno così alle entrate attuali. Quindi diciamo un insieme di fattori. Ne avevo già parlato in vari video, non ripeto il perché i tassi di interesse alti penalizzano soprattutto questo tipo di società. Un altro esempio di come a beneficiare siano state soprattutto queste è stato il risultato molto positivo dopo un anno terribile. Per esempio anche del fondo ARK Innovation di Cathie Wood, che appunto era stata, se ricorderete, nel 2020 così l'eroina del mercato, appunto perché aveva in questo suo ETF legato all'innovazione messo dentro tutta una serie di società, Tesla in particolare, ma anche legate alle criptovalute, legate a tutta una serie di settori dell'innovazione che in quell'anno così terribile di chiusura in casa, avevano chiaramente beneficiato molto, soprattutto le imprese tecnologiche, eccetera, legate all'informatica, legate a, ecco, anche l'auto elettrica, eccetera. Quindi erano decollate letteralmente nel 2020, dopo invece hanno avuto, come dicevo, un anno terribile. Spesso Peter Schiff tira in ballo appunto lei, la critica molto e quindi diciamo nell'ultimo anno ha avuto anche tante occasioni. Però ecco, negli ultimi giorni effettivamente l'ARK Innovation, adesso vi dico anche il livello, insomma comunque è salito moltissimo. Dunque, vediamo, adesso vi do anche il prezzo, è un esempio, ma per dire perché quello è un po' il simbolo di tutte queste imprese, ecco, è aumentato soltanto ieri del 4,41% e nell'after hour di un altro 2,42%, però appunto ricordo che nell'ultimo anno invece è passato da un prezzo di 72 all'attuale prezzo di 41, addirittura a un certo punto è arrivato a 30 il prezzo. E quindi i massimi addirittura erano arrivati il 1 gennaio 2021, il fondo aveva raggiunto addirittura il prezzo di 137, oggi appunto come dicevo è a 41-42, era arrivato addirittura intorno a 30, quindi aveva perso, immaginate, da 138 a 30 tantissimo.
Quindi dà l'idea non solo, ecco, di come stanno riprendendo fiato tutte queste società, ma di come erano crollate, la stessa Tesla e tutta una serie di altre società. Ne aveva parlato anche Francesco Gremese in vari video specializzati, anche sia su Tesla, ma ricordo anche su Facebook. Lui si era detto, studiando, ecco, il loro modello di business, eccetera, abbastanza tutto sommato ottimista, ma l'aveva detto in un periodo che andava giù a picco, se ricorderete. Quindi, insomma, era un parere fuori dal gregge che effettivamente per ora si starebbe dimostrando vero. Quindi, per dire che tante volte poi non solo ci sono le mode a salire, ma anche le mode a scendere. Non è facile in quella valanga anche di vendite, come per esempio c'è stata in Tesla e altri, così perdere la lucidità. Ma ci sono stati crolli anche su società come Alphabet, cioè Google, Microsoft, la stessa Apple, che per anni ha fatto benissimo, è un colosso anche strapieno di liquidità, brevetti e tutto, che comunque ha avuto un calo significativo ultimamente, non dei crolli ovviamente, ma parliamo di una società immensa, ma comunque importante. E appunto, come dicevo, dopo una giornata in cui Dow Jones addirittura era proprio negativo, poi è tornato in parità, ma perché le imprese industriali hanno beneficiato meno di questo, così, di questa aspettativa. Il Nasdaq anche lì era più o meno quasi a zero, così, e poi è risalito, è arrivato al 2% di guadagno, come dicevo, e così via. È aumentato tra l'altro anche il Bitcoin, vedevo, di un 3,5%, insomma. Quindi comunque anche lì, perché il Bitcoin è legato ai tassi di interesse? Perché, come dicevo, il motivo per cui l'aumento dei tassi di interesse fanno scendere i titoli azionari e in generale tutta una serie anche di altri beni non è soltanto il fatto, come dicevo, che per queste società avere un costo del denaro e quindi dell'indebitamento pesa di più, perché tendenzialmente sono società che investono per profitti futuri, quindi a volte si indebitano o comunque, ecco, bisogna scontare per un valore più alto appunto gli utili futuri, ma è proprio una questione di costo opportunità, come avevo detto varie volte, per cui scoraggia investire in azioni quando, ecco, un titolo di Stato magari rende un 5%, per cui c'è così un profitto, diciamo un utile tra virgolette sicuro, rispetto all'utile incerto legato ai titoli azionari. Quindi un titolo azionario, per giustificare l'acquisto, dovrebbe rendere molto di più, e di solito, spesso anche in un contesto di aumento dei tassi, potenziale recessione, avviene proprio il contrario. E questo quindi nell'ottica anche non solo dei titoli azionari, ma anche, ecco, del Bitcoin, addirittura dell'oro, per cui magari per paradosso l'oro ha fatto molto bene nell'ultimo periodo, ma solitamente quando a un certo punto i tassi di interesse cominciano ad aumentare, diciamo, magari comprare dei beni come il Bitcoin o l'oro, che non danno ovviamente degli interessi, non danno cedole, non danno dividendi, comincia magari a essere ancora meno conveniente rispetto a un titolo di Stato che invece dà molto. Diverso è il discorso, come era in precedenza, in cui i titoli di Stato non davano nulla o addirittura avevano rendimenti negativi, c'era più interesse nell'acquistare, ecco, magari anche quindi cercare tante volte speculazione, profitti facili, magari nelle criptovalute, teoricamente anche nell'oro. In realtà l'oro, come penso avrete visto, è molto aumentato nelle ultime settimane, ma lì, perché pare appunto anche da notizie che emergono, da dichiarazioni, da dati più o meno ufficiali, che molte banche centrali, come ho detto in due o tre video precedenti, vi invito a vederlo, stanno acquistando grandi quantità di oro. Quindi è un mercato un po' particolare, ci sono vari elementi che possono incidere sul prezzo. Ci sono stati casi storici anche di manipolazioni nel mercato dei metalli preziosi, cioè parliamo proprio con banche che hanno patteggiato pene, quindi insomma non è così una teoria paranoica, purtroppo. Quindi sono tanti fattori, però tendenzialmente dovrebbe essere
un tasso di interesse alto a scoraggiare appunto anche l'acquisto di beni che non danno interessi o comunque dei flussi di entrata, quindi oro, Bitcoin in teoria. Interessante invece anche sul mercato dei cambi. L'euro è aumentato molto rispetto al dollaro a seguito anche di questa indicazione. Adesso siamo a livello addirittura di 1,10. Ricordo che fino a qualche mese fa il dollaro valeva più dell'euro, quindi il cambio euro-dollaro era 0,97, così. Quindi ha perso molto il dollaro rispetto all'euro, dopo riportandosi in realtà a un livello che più o meno era quello degli ultimi anni, più o meno il cambio euro 1,10 era più o meno la normalità. Dopo c'era stato questo forte aumento del dollaro rispetto a tutta una serie di altre valute, non solo ovviamente l'euro, il dollaro e il rublo russo sono state le valute più forti del 2022 più o meno, quindi insomma dà l'idea ecco, del dollaro, e uno dei motivi probabilmente era anche il fatto che mentre l'Europa ancora non alzava i tassi di interesse, nonostante l'inflazione era molto alta e è molto alta anche in Europa, negli Stati Uniti l'aumento di tassi è iniziato prima. Quindi per tutta una serie di fenomeni, ma uno è questo probabilmente, diciamo il fatto che i dollari rendevano di più. Questo ha spinto anche a investire negli Stati Uniti, oltre al fatto che l'economia era anche più dinamica, più forte rispetto all'Europa, rispetto anche al Giappone, il fatto che insomma, sono vari effetti, addirittura c'è cosiddetto anche la teoria del milkshake di cui avevo parlato in un video apposito, quindi sono vari elementi, però come dico sempre, a parità di condizioni sono tantissimi i fattori che influiscono sui cambi. Se i tassi di interesse, quindi diciamo il rendimento che si ha investendo in dollari, in titoli denominati in dollari, diminuisce o comunque smette di salire, il dollaro, e quindi c'è magari l'aspettativa che addirittura caleranno, il dollaro dovrebbe essere meno attrattivo, e quindi magari l'euro, che invece magari ipoteticamente dovrebbe dare dei rendimenti via via maggiori, anche se ancora siamo più bassi come tassi di interesse rispetto agli Stati Uniti, dovrebbe rendere di più. Quindi questo potrebbe essere l'elemento per cui, dopo che la Banca Centrale Americana ha aumentato soltanto di uno 0,25%, il dollaro è diminuito sui mercati, nonostante in teoria potrebbe sembrare controintuitivo, perché vuol dire che l'inflazione negli Stati Uniti è meno preoccupante, più bassa, comunque sta calando leggermente, quindi dovrebbe eventualmente stimolare a investire nei dollari, invece probabilmente per la questione dei rendimenti no, ma ovviamente, come dicevo, sono tanti i fattori in gioco. Quindi questo è quello che è avvenuto. Quindi, per così dare una lettura complessiva di quello che sta avvenendo non solo negli Stati Uniti, ma un po' in tutte le banche centrali occidentali, sostanzialmente sembrerebbe che tutto il problema dell'inflazione si stia risolvendo e che si stia facendo il cosiddetto atterraggio morbido, il soft landing, che adesso questo termine che va di moda in questo periodo. Cioè, sostanzialmente, le banche centrali con molta cautela, appunto come il pilota di un aereo in avaria che deve atterrare, ecco perché soft landing, per cui quando magari deve atterrare e cerca di farlo in modo più dolce possibile, senza schiantarsi al suolo, comunque con un impatto, diciamo, meno violento possibile. Così le banche centrali dovrebbero alzare piano piano i tassi di interesse abbastanza per raffreddare l'economia, ridurre la domanda, quindi in teoria abbassare anche l'inflazione, l'aumento dei prezzi, l'aumento degli stipendi, ma farlo, ecco, quindi magari anche un aumento della disoccupazione, ma non troppo da appunto danneggiare l'economia o mandare l'economia in recessione. Quindi così un equilibrio, come appunto come il pilota che cerca, ecco, di portare avanti questo. E sembrerebbe, dai dati che stiamo vedendo, che tutto sommato la crescita, seppure il rallentamento abbastanza stagnante, sia tutto sommato
abbastanza positiva, nel senso che comunque le previsioni negative, per esempio il Fondo Monetario Internazionale, per molti paesi sono state riviste un pochino al rialzo, quindi diciamo un pochino meglio di come ci si aspettava. La disoccupazione ancora negli Stati Uniti è bassa, sembrerebbe calare l'inflazione negli Stati Uniti, per ora così sarebbero i dati, addirittura negli ultimi mesi un forte calo, anche in Europa poi lo vedremo. Una diminuzione, e quindi starebbero alzando i tassi di interesse abbastanza da così riportare l'inflazione normalmente e non causare una recessione, non causare crolli. Quindi una situazione abbastanza tranquilla, normale e cosiddetto atterraggio morbido. Vorrei leggervi appunto alcune dichiarazioni riguardo, ecco, a questo meccanismo. E appunto un articolo del New York Times che dice: il governatore della Federal Reserve ha appunto dato al congresso degli Stati Uniti un discorso e la sua punto di vista sull'economia, prevedendo che la disoccupazione dovrebbe rimanere abbastanza bassa nei prossimi 2 anni. E mentre l'inflazione scenderà gradualmente, continuerà a scendere gradualmente. Sono abbastanza fiducioso, insomma, che i tassi di interesse a questi livelli alzeranno, diciamo, il mercato americano, quindi diciamo il mercato azionario americano. Adesso traduco dall'inglese, non è, diciamo, live. Quindi comunque rispetto agli investitori, questo discorso sembrerebbe tranquillizzare gli investitori che si sono cominciati a preoccupare del fatto che la banca centrale potrebbe essere tentata di alzare i tassi di interesse, soprattutto per i prestiti a breve termine, diciamo in modo abbastanza forte, che tanto da per cercare di frenare l'inflazione che sta salendo, quindi diciamo così. E quindi diciamo tutto sommato, ecco, un discorso così. E virgolettato dice: le pressioni sull'inflazione sembrano essersi abbastanza abbassate. E dice diciamo, alcuni fattori temporanei hanno spinto molto l'inflazione negli ultimi anni, ma appunto, diciamo, comunque dovrebbero riuscire a riabbassare l'inflazione di fondo. E dopo, ecco, vedevo che appunto dice: rispetto a quello, diciamo, che percepisce Wall Street, il governatore ha espresso molta soddisfazione del fatto che la nazione rimane sulla traiettoria di un soft landing, appunto, cioè per cui un leggero calo della crescita, un rallentamento leggero della crescita, modesto, cioè che dovrebbe ridurre la pressione sull'inflazione e sui prezzi senza tuttavia appesantire la disoccupazione. Quindi diciamo questo equilibrio. E virgolettato quello che ha detto il governatore della Federal Reserve, l'economia americana sembra essere nella transizione tra un rapido tasso di crescita negli ultimi anni a un livello di crescita un po' più sostenuto. E quindi diciamo, ecco, prevede comunque, diciamo, la tendenza di previsione della Federal Reserve sarebbe che l'economia dovrebbe aumentare tra un 2,5 e un 3% quest'anno, la disoccupazione dovrebbe rimanere abbastanza bassa e a livelli quasi di addirittura di piena occupazione e appunto dice quindi comunque tutto sommato, ecco, una situazione del genere. Questo sarebbe il quadro descritto dal governatore della Federal Reserve. Solo che questo articolo che ho letto non è, diciamo, di adesso, anche se leggendolo e se uno non vedesse la data potrebbe benissimo essere di oggi, proprio gli stessi discorsi che facevano, ma è un articolo del New York Times, come vi ho detto, ma del 15 febbraio del 2007. Appena prima, qualche mese prima della grande crisi finanziaria, del crollo devastante che ci fu, forse la peggiore crisi secondo alcuni nella storia degli Stati Uniti e poi a cascata, diciamo, globale, poi arrivata in modo diverso, ma anche in Europa e di fatto in tutto il mondo.
Queste erano le dichiarazioni del governatore della Federal Reserve, ma dell'epoca, Ben Bernanke, famoso per i quantitative easing. In realtà, diciamo, l'espansione monetaria fu iniziata da Alan Greenspan, che era il governatore precedente della Federal Reserve, e poi appunto gli era succeduto Ben Bernanke, che tra l'altro da poco ha ricevuto anche il premio Nobel per l'economia. E che ha appunto aumentato molto con i famosi quantitative easing la quantità di moneta nel sistema. Poi è succeduta Janet Yellen, che è attuale segretario al Tesoro degli Stati Uniti, e quindi adesso c'è appunto Powell che è succeduto a lei. Quindi questo articolo ve l'ho voluto leggere così in modo un po' burlesco, ma per darvi l'idea di come le previsioni che fanno appunto i governatori, le banche centrali, gli economisti, i politici sono appunto totalmente tante volte imprevedibili, totalmente fuori dalla realtà poi dei fatti. Questo articolo, ripeto, era pochi mesi prima e tutti i dati sembravano dare questa idea di un rallentamento dell'inflazione, ma con un'economia ancora in crescita, sana, con un tasso di crescita che calava appunto a livelli sostenibili, la disoccupazione era ancora a livelli bassissimi e c'era proprio questo termine del soft landing che avevo letto adesso sugli articoli di adesso, per cui ecco c'era molto ottimismo e serenità e poi è arrivato il cataclisma, il disastro della crisi del 2007-2008 appunto. Questo non per dire, ovviamente, c'è cioè il parallelismo, non è per dire che quindi siccome è tutto uguale adesso, molto simile adesso, tra qualche mese arriverà un crollo, magari no e probabilmente no, però dà l'idea di come, ecco, così, questi quadri idilliaci o comunque queste previsioni, anche magari se ricorderete qualche settimana, qualche mese fa, tutti prevedevano una recessione negli Stati Uniti, poi la recessione per ora non è arrivata, ci sono stati dati abbastanza positivi, quindi le previsioni, soprattutto se condivise da tutti, spesso non si avverano nel bene e nel male. Quindi a volte anche quando tutti prevedono qualcosa di terribile, poi non avviene. Io ricordo era così anche quando c'era la crisi dell'euro 2011-2012, tutti parlavano di crollo imminente dell'euro, anch'io avevo questa percezione. Invece la politica giocò molto su quella paura, poi ovviamente non hanno fatto di tutto perché non avvenisse ovviamente e rimanesse questo feticcio dell'euro, ma anzi hanno sfruttato questo effetto terrore per far passare tutta una serie di cosiddette riforme pubbliche, cioè aumenti della tassazione, riduzione dei servizi, della spesa pubblica in modo enorme, soprattutto in certi paesi come la Grecia, ma ricordiamo anche in Italia. E tutto questo, anche ovviamente tra riforme che io personalmente reputo positive, ovviamente ci sono state, non c'è mai il bianco e il nero, ma sempre il grigio, però tutto questo per dire che le previsioni, soprattutto quando tutti le fanno, non è detto che poi avvengano. Quindi questo articolo, da un lato, è per evidenziare, secondo me, che così le dichiarazioni, le previsioni che fanno queste persone, per quanto competenti, per quanto con risorse anche analitiche eccezionali, magari anche con tutta la buona fede del mondo, poi tante volte si dimostrano clamorosamente sbagliate. Quindi può essere che avverrà così oppure no, non si sa. E un altro elemento è importante proprio di dire questo soft landing, che era proprio anche sul titolo dell'articolo del New York Times del 2007, è molto molto difficile da raggiungere. Cioè, io dico sempre, l'economia non è così come una macchinetta per cui uno alza la leva, allora si abbassa quel livello, come l'acceleratore della macchina, è una metafora quella dell'automobile. L'acceleratore, il freno, aumenti i tassi, diminuisce. Nella realtà, come diceva Ray Dalio, anche quando lui parla di macchina nell'economia, chiarisce che in realtà questa macchina è composta da miliardi di ingranaggi che siamo tutti noi, le nostre transazioni, le nostre scelte. Ognuno di noi è una rotellina di questo enorme ingranaggio che si muove in modo
nel complesso forse prevedibile con degli schemi, ma di fatto ognuno individualmente a modo proprio. Quindi non è così scontato fare queste previsioni e avere l'arroganza tante volte di dire se aumento o diminuisco avverrà questo o quest'altro. Quindi questo anche da tenere presente. E a proposito di crisi del 2008, di parallelismi, vorrei ricordare così che l'altro ieri Michael Burry, appunto, che penso non servono presentazioni, ma diciamo è l'uomo, forse il primo, che ha previsto il crollo del 2007, sicuramente il più famoso e quello che l'ha fatto in modo più preciso dei mutui subprime, quindi è forse stato l'unico, comunque tra i pochissimi, a prevedere quella crisi quando tutti, agenzie di rating, agenzie di vigilanza, organi di controllo, governi, banche centrali non l'avevano vista. Lui, che appunto aveva previsto questa crisi, e ricordo, ha fatto tutta una serie anche di altre previsioni che si sono avverate. Solo da ultimo aveva messo in guardia dall'inflazione quando ancora di inflazione 2 anni fa quasi non si parlava. Aveva messo in guardia rispetto a tutta una serie di elementi, aveva venduto allo scoperto le azioni Tesla quando erano ai massimi e poi sono andate giù molto. Insomma, non è così uno che ha avuto fortuna una volta ed è finita. È un investitore che magari ovviamente è umano, quindi potrà sicuramente fare errori, ma ha delle capacità di analisi che i fatti hanno dimostrato molto molto accurate. Non significa anche lì che tutto quello che prevede si avvera. Comunque è interessante perché prima dell'incontro, diciamo, della relazione della Federal Reserve, lui ha scritto, come così è sua abitudine, un tweet che poi ha subito cancellato con una sola parola: vendete, sell. Quindi è interessante perché appunto ha messo in guardia, poi vi metto anche qui sotto in descrizione l'articolo, rispetto anche a questo. Non ha spiegato come, lui è sempre un po' sibillino, criptico nelle sue analisi, vanno anche lì un po' interpretate, ricostruite, però ha detto vendete in sostanza. I mercati sembrano aver reagito bene alla notizia dello 0,25, quindi non sappiamo bene perché, per come lui lo abbia detto. Ha messo in guardia rispetto a tutta una serie di cose. Lui stesso aveva fatto, ricordo, qualche mese fa, qualche settimana fa, una previsione che per ora si sta avverando, cioè lui aveva previsto che la Federal Reserve, alzando i tassi di interesse, avrebbe abbassato l'inflazione, dice addirittura potenzialmente anche in deflazione. Quindi lui era arrivato addirittura a prevedere lo scenario addirittura di una deflazione temporaneamente. Dice a quel punto loro riaumenteranno i tassi di interesse, ricominceranno con la politica monetaria espansiva, e a quel punto l'inflazione esploderà, cioè salirà, ma molto più dei livelli che abbiamo visto, che già erano i più alti da 40 anni. E insomma, ecco, e potrebbe essere sempre più difficile da fermare. Quindi per ora sta avvenendo quello che lui aveva previsto. Poi se riusciranno a stabilizzare e tenere bassa l'inflazione lo vedremo, oppure se avrà ragione lui. Quindi comunque, ecco, volevo segnalarvi anche questo così avviso di Michael Burry. Vorrei concludere il video, appunto, come dicevo, con i dati sull'inflazione italiana. Anche qui è europea, anche qui se leggiamo i titoli dei giornali sono tutto sommato entusiastici. Diceva: in Italia scende l'inflazione, scende molto, crolla l'inflazione, quindi tutti contenti. Ricordo che noi eravamo tra i paesi peggiori nell'area euro per il tasso di inflazione. Eravamo addirittura all'11,6% il mese prima, cioè, il mese prima ovviamente su base anno a 11,8%. Adesso gli ultimi dati, appunto usciti ieri, diciamo le stime preliminari sui prezzi al consumo di gennaio che ha fatto Eurostat e Istat, diciamo, stimerebbero un'inflazione in Italia al più 10,1%, che comunque è molto alta. E a livello europeo, diciamo, quindi europeo dell'area euro, quindi i 20 paesi adesso che utilizzano l'euro, all'8,5%. Quindi comunque noi siamo sempre sopra la media dei paesi dell'area euro. E però sembrerebbe,
così un dato positivo, dicendo: vedete, l'aumento dei tassi sta funzionando, sta scendendo l'inflazione, è alta, ma non troppo. Quindi, se ci fermiamo al titolo, è una notizia buona, tutto sommato. Poi, però, come dico sempre, andando a leggere le componenti dell'inflazione, qualche giornale, devo dire, l'ha scritto, dice: ma comunque l'inflazione di fondo. Però ecco, molti così si limitavano a dire: calata l'inflazione, tutti contenti, tutti a casa. Invece alcuni lo evidenziano, appunto, e secondo, ecco, come dicevo, le stime preliminari, in Italia l'inflazione è scesa, ma dicevano, appunto, quello che evidenzia l'Istat, dice: l'ente statistico ricorda che sono tuttavia diffuse le tensioni sui prezzi al consumo di diverse categorie di prodotti. In particolare, allora, innanzitutto il calo dell'inflazione, va segnalato, non è dovuto, diciamo così, a un rallentamento di tutta l'inflazione, ma piuttosto del fatto che è molto calato l'aumento delle materie prime energetiche. Cioè, si è passati da un aumento del, aspettate, vi do il dato, eccolo. Praticamente dice: dietro la frenata del caro vita c'è l'inversione di tendenza dei beni energetici regolamentati, che passano da più 70,2% addirittura a meno 10,9% anno su anno. Quindi praticamente sono crollati, in misura minore, anche i beni energetici non regolamentati, che passano da più 63,3% a più 59,6%. Quindi comunque è stato questo che ha fatto calare, ma a fronte, ecco, di questo miglioramento, che poi purtroppo non, spesso non viene percepito dalle famiglie direttamente nelle bollette, ma comunque in realtà, dicevano, restano forti le tensioni sui prezzi al consumo di diverse categorie di prodotti, in particolare gli alimentari lavorati sono passati addirittura, sono aumentati da più 14,9% a più 15,2%, sempre su base annua. I beni non durevoli da più 6,1% a più 6,8%, i servizi dell'abitazione da più 2,1% a più 3,2%, fanno tutto insieme aumentare l'inflazione di fondo. Inflazione di fondo che appunto è aumentata. Per cui alla fine è passata da, vi dico, ecco il dato preciso, che adesso a memoria non lo ricordo, ecco, anche l'inflazione di fondo è aumentata, quindi calo dell'inflazione per modo di dire, quando il titolo dice cala l'inflazione, tra l'altro sembra di tanto. In realtà l'inflazione di fondo, quella cosiddetta core, cioè al netto degli energetici, degli alimentari freschi, è aumentata al 6% rispetto al 5,8% nel mese precedente. È vero che io dico sempre nei video che comunque la componente energetica e la componente legata all'alimentare sono ovviamente le principali voci di spesa, soprattutto per le famiglie più modeste, o comunque, diciamo, per quelle con un reddito non tanto alto. Però, diciamo, l'inflazione di fondo è importante comunque, perché? Perché quella è tendenzialmente più stabile. Appunto, i prezzi dell'energia sono molto più variabili sul mercato, quindi magari un dato di miglioramento non è detto che poi continuerà come trend. Ecco perché è importante anche l'inflazione di fondo, ma comunque anche quella di fondo, più 6% è tanto per l'inflazione di fondo. E poi bisogna vedere come avverrà l'aumento delle materie prime energetiche, la diminuzione, e così anche la questione sul cibo, legato ovviamente all'esito del conflitto, eccetera. Quindi comunque dei dati che sembrano positivi, ma secondo me non sono tanto positivi. Rimane poi il divario rispetto all'inflazione, come dicevo, dell'area euro, che anche questa è alta, più 8,5%, ma l'Italia è sostanzialmente un punto e mezzo sopra. Quindi comunque anche questo, come dicevo, rischia di far sì che le politiche monetarie della Banca Centrale Europea potrebbero non essere coerenti con la situazione italiana, perché loro prendono ovviamente la media di tutti e dovrebbero fare ulteriore una politica monetaria su quel dato, ma se il nostro si scosta molto, rischia appunto che la politica monetaria non vada bene per noi. Quindi anche questo aspetto è importante. Come dicevo, a livello europeo l'inflazione anche a un più 8,5%.
più o meno anche in Europa, ecco, diciamo la flessione si deve principalmente, qui leggo sul Sole 24 Ore, all'inversione di tendenza su base annua dei prezzi dei beni energetici, però appunto comunque in generale, ecco, diciamo. La stima, ecco, insomma, sì, insomma, adesso a livello europeo, altri paesi, ecco, comunque ci sono, vabbè, paesi con livelli alti, ma come dicevo, sono soprattutto quelli baltici, la Lettonia con il 21,6% di inflazione, Estonia 18,8%, Lituania 18,4%, ma per esempio la Spagna è solo al 5,8%, quindi un po' più della metà dell'Italia, comunque circa la metà. Quindi comunque va detto, ecco, che alla fine Eurostat dell'Italia stima un'inflazione del 10,9%, quindi un pochino più alta rispetto a quella che stima l'Istat, ma comunque siamo lì più o meno. Però ecco, per dire che anche a livello europeo, insomma, la situazione non è ottimale, rimane abbastanza alta l'inflazione, questo dovrebbe in teoria spingere a continuare l'aumento dei tassi. Forse questo era il motivo per cui queste aspettative che gli Stati Uniti migliorino e abbassino i tassi, o comunque non li alzino più di tanto, l'Europa invece debba continuare ad alzarli, potrebbe spiegare il paradosso per cui l'euro aumenta rispetto al dollaro, per cui magari ci si attende un aumento, ecco, diciamo, dei rendimenti sugli euro. Il mercato dei titoli, che è un po' sceso, ieri sembrerebbe, titoli di Stato, sembrerebbe confermare questa teoria appunto di aspettativa di aumento dei tassi. E va detto poi, anche per chi teme eventualmente una recessione, un crollo, che non è detto che vi sarà, però c'è anche sempre da tenere presente che le curve dei rendimenti, soprattutto negli Stati Uniti, sono invertite. Quindi quello è considerato così a livello pronostico, basandosi su esperienze storiche, in molti casi, quasi sempre, dovrebbe anticipare una recessione. Poi ovviamente non è che è così magia o esoterismo, ma semplicemente perché, come dicevo, l'avevo già spiegato, la curva dei rendimenti invertiti dovrebbe dare, così, essere il segnale che il mercato si aspetta che i tassi di interesse in futuro caleranno molto, quindi ciò può avvenire o per un crollo dell'inflazione o per una recessione che magari spinge banche centrali a abbassare i tassi. Quindi la curva che inverte non è altro che il mercato che si aspetta un calo, che i tassi di oggi verranno abbassati in futuro, ecco. Per cui oggi chiede un rendimento maggiore, ma per scadenze più lunghe si accontenta anche un po' di meno, pur di accaparrarsi il diritto ad avere quel tasso di interesse per più tempo. Quindi questa è la logica delle curve invertite. Quindi anche quello è un elemento da tenere presente, che potrebbe dare ragione a Michael Burry, eventualmente nella sua previsione. Poi vedremo cosa avverrà. Fatemi sapere cosa ne pensate del video. Poi ho iniziato a fare anche degli short, magari su quelli posso mettere così delle mini notizie, degli aggiornamenti senza farci dei video appositi. Però ecco, nel video di oggi erano molte notizie, volevo un po' fare il quadro e commentarlo. Fatemi sapere anche cosa ne pensate di queste ricostruzioni, se le condividete, non le condividete, e eventualmente se avete altre così idee vostre, oppure se magari, ecco, volete riportare alcune valutazioni diverse di altri analisti. Io come sempre vi saluto e vi ringrazio. Ciao a tutti.